Madonna, è tutto ghiacciato, raga. Raga, una lastra di ghiaccio unica. Ha fatto un po' freddo stanotte. No, ma il problema che non è che è piccolo, è una cazzo di bestia. E niente, raga, ha ghiacciato. È questo il problema dell'inverno, raga. Vabbè, buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Era un mese, forse, che non tornavo al park. Purtroppo, ragazzi, in questo periodo, causa zona gialla, rossa, blu, verde, arcobaleno. E poi, tra l'altro, c'è stato di mezzo anche Natale e Capodanno, quindi non siamo venuti moltissimo al park. Nel frattempo, in più, il freddo ha fatto il suo corso, quindi... cioè, veramente, io adesso volevo farvi vedere il terreno qua. Ragazzi, i vermi quando vengono su... Diciamo, questo qui è fango che viene... che, cioè, si stacca facilmente. Ma in questo caso, ragazzi, è diventato ghiaccio. Duro. Oggi praticamente giriamo solo sul duro. Il bag è ghiacciato, quindi è duro. Cioè, alla fine. Però, ragazzi, mi raccomando, guardate questo video, perché in questo video svelerò come si partecipa al giveaway dei 100k, in cui ho messo in palio una Rose de Bruce intera, nuova di pacca, direttamente da Rose. Quindi non perdetevi tutto il video. Mi raccomando, non scrivete adesso subito il commento come si partecipa. Guardate tutto il video, minuto per minuto. Noi ci vediamo subito dopo. Dopo la sigla. No, è incollato. Sto spingendo, col piede. Cavolo. Che cazzo. Cioè, incollato. Devo dire che è la prima volta che mi capita di trovare tutto così tanto ghiacciato. Sarà un po' sbatti scoprire. Da qui in poi c'è il sole. Home. Due ore per scoprire un salto. E guardate, ragazzi, guardate il telo sotto com'era. Ghiaccio puro il telo. Questo dovrebbe essere il passaggio per arrivare al panettone. Qui ovviamente cosa c'è? Veda! Oggi si prevedono scintille, Ivo. Culo per terra che fa scintille. Cioè, c'è il terreno che non è liscio, è tipo... Guarda che roba, sono degli spuntoni ghiacciati. Ragazzi, qui c'è il telo, è incollato al terreno. Non viene su, ma non perché c'è il peso sopra, non c'è sopra niente. Ragazzi, non giocate con il ghiaccio, potreste farvi veramente male. Purtroppo anche oggi infortunio. Injured, 52 weeks, frozen points. È giunto il momento di accendere il bag e vedere se va via il ghiaccio da solo. Ivo, dai su il bag. Era satisfying questo. È dell'acquetta, deve riuscire a farlo uscire. È tutto dentro la rampa, perfetto, così marcisce tutto. Ragazzi, non costruite i bike park. Statevene a casa, belli tranquilli, sul divano, così non avete tutti questi problemi. Scherzo. Ed ecco, solito scettro del potere, ragazzi. Lo scoop è tu. Dire che mai era coperto, che vi ho spiegato tante volte, ragazzi. Il problema è che, come avete visto, i teli sotto, avete visto che c'è la brina, perché fa un po' da condensa, cioè si forma la condensa e poi quando si riscalda la brina bomba dentro. Il parco è coperto, però non c'è niente da fare contro la natura, in qualsiasi modo ti fotti. Voi chiedete, ma non fai più video al Monza Pizza? Pure anche la gente che vuol venire al parco dice, ma non riaprite, non riaprite. Allora, a parte che c'era Covid, non c'è stato Covid. Non ce n'è Covid. Però c'era Covid. Gli altri inverni siamo sempre rimasti aperti perché abbiamo avuto inverni miti, fortunati, caldi, nel senso che sì, magari faceva giusto gennaio, due o tre sere che tirava la brinata un po' ghiacciatina, però bene o male sempre buono. Io ghiaccio così prepotente al park sui teli, da quando abbiamo aperto non credo di averlo mai visto così tanto ghiaccio. C'è le cose fatte bene, Ivo, vero? Apriamo a tempo debito. Apriamo a tempo debito. Intanto cerchiamo di portare contenuti. Però tu che stai guardando il video, non farti trovare impreparato, eh. Se quando apriamo vieni non è il certificato medico, perché mi tiene la rete, eh? Perché mi sta tenendo, mi sta tenendo. Che abbiamo da mangiare? Piadina, banana. Sticca la banana. Sono diventato vivo. Ah, buone crocchettine. Caldiamo il microonde.
sembrano meno merdose. Parliamo dei danni. Questo è il danno subito. Non volevo farvi il medio, giuro. Questo, ragazzi, è il danno subito oggi. Non so se potrò sopravvivere alla giornata. È meglio rifocillarsi. E poi parliamo del giveaway, ragazzi. Scusa Ivo, mi puoi spiegare perché? Noi ci prepariamo per girare e c'era il sole. Usciamo, c'è la nuvola che ci copre tutto in ombra. Ma scusami, già fa un freddo alla madonna. Ma devo essere sincero, quando le condizioni sono così, la voglia di girare non è altissima, perché viene tutto contro per non farti girare. Però dobbiamo anche pur parlare del nostro giveaway, no? In qualche modo. Io non voglio appoggiarla perché smerdo tutte le gomme, ragazzi. Si smerderà subito la bici. Paura della curva, è ghiacciata. Gomma. No, ma devo dire una cosa. Adesso che sto facendo un po' di motocross, devo dire che il dirt è proprio una delle discipline che d'inverno è la più fastidiosa, perché per come facciamo noi i trick devi essere molto preciso. Quindi è proprio di sensibilità fine. Quindi prendi le dita sul manubrio e non senti il manubrio sulle mani. La tecnica è, in una giornata così, girare tanto, scaldarsi soprattutto le mani. Quindi iniziare a fare tipo un milione di bar spin. Batti le mani che si scaldano, batti le mani. Piano, vai piano. Velocizzarsi nei movimenti. Completed. No, è perché inizia a scorrere il sangue nelle mani, almeno. Tipo, sei così, da qui devi fare proprio così. Oh, potremmo fare se lui passa dietro sul panettone, basta fino a scendere. Personalmente sarei stato più volentieri a casa. Tra l'altro vedo ancora del ghiaccio sul baggio. Non è vero, è esploso, ma ha seguito subito tutto il ghiaccio. Ma adesso te l'ho tolto tutto io il ghiaccio. Oh, eccolo che si porta. Ghiaccio ovunque, ragazzi. Chi è che ha rotto le bottiglie qua? Chi è che ha rotto tutte queste bottiglie? Beh, questo è contenuto apprezzabile, devo dire. Like, iscrizione. Like, ragazzi, grazie. Avete presente questa bellissima bici? Che l'ho messa qui d'esempio. Una delle nostre bici al noleggio del park. Però, ragazzi, questa bici qua è la bici che praticamente riceverà il vincitore del giveaway. Non è questa, nel senso questa usata, sarà nuova. La spedirà Rose direttamente, perché sono in accordi con Rose per questo giveaway. Oh, giveaway 100k. Oh, non so quanti vi fanno sti regalini su YouTube che vi fanno giveaway così, Come si partecipa al giveaway, ragazzi? In questo caso abbiamo deciso di fare una cosa non complessa, però c'è bisogno di applicarsi. Tutti potete partecipare a questo giveaway, tutti potete vincere questa Rose de Bruce. Però ascoltate bene i passaggi che vi sto per elencare. Mi raccomando, non voglio messaggi in privato che mi chiedete: Toto, come si partecipa al giveaway? Non fatemi arrabbiare, ragazzi. Punto 1: seguire me e Rose Bike su Instagram. E se non avete Instagram, ragazzi, dovete farvelo. E ovviamente essere iscritti al mio canale YouTube. Quindi, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, perché se venite selezionati come vincitori o come finalisti, perché adesso arriviamo, guardate che perdete la possibilità, ne scelgo un altro, sotto questo video oppure nel post che farò su Instagram, dove appunto annuncerò il giveaway, dovete lasciare un commento rispondendo alla seguente domanda: perché dovrei dare proprio a te quella bici? Perché proprio te? Datemi un motivo. Nel commento che lasciate anche sotto qui su YouTube, oltre a scrivere il motivo per cui dovrei darvi la bici, lasciate il vostro nickname di Instagram. Perché io è l'unico modo che ho per contattarvi. Se non lasciate il vostro nickname di Instagram, non posso contattarvi. Su YouTube non ci sono i messaggi privati. Il commento non è obbligatorio su YouTube e su Instagram. Però potete lasciarne uno da una parte e uno dall'altra, anche tutte e due, ma un commento a testa. Se io vedo degli spam, vi banno. Io cosa farò dopo che voi avete commentato? Andrò a selezionare 10 commenti su YouTube e 5 commenti su Instagram, e questi 15 persone totali saranno i finalisti del giveaway, ok? E questi finalisti dovranno partecipare a una live su Twitch sul canale di Alboreto, dove noi, io e Alboreto, intervisteremo queste persone. Il più convincente vincerà una Rose de Bruce. Cioè, qui non ci si nasconde. Fatti! Prima. Fatti!
quanto pesa il manubrio? C'è su troppa roba. Devo farlo tranquillamente. Oh damn, my friend. Ragazzi, posso essere sincero con voi? Vai. Faccio un trick e mi fermo. Inizia a essere controproducente questa session. Vi regalerò un'emozione, ragazzi, solo per voi. Proverò trick che... Oh, giuro che una volta l'avevo chiuso da giovanissimo. Sul bag al mottolino. Fronny Whip. Fronny Whip. Ah, io pensavo scherzassi invece è vero. Okay, giusto per concludere. Arrivederci. Arrivederci. Che stecca! Su un salto chilometrico magari atterravo anche storto, preso, però magari girava, perché a un certo punto è entrato nei piedi. Grazie, è stato un piacere. Qui sta già venendo giù la brina. Cioè, che cazzo, sono le 4. Ma che cazzo, ma si può. Grigio, ma tu lo sai, c'è una Rose de Bruce intera in palio, Partecipo anch'io. La prendo io, lasciate stare che la porto a casa io questa. Per partecipare ricordatevi tutti i passaggi, seguiteli bene, non perdetevi neanche uno che potrebbe costarvi il premio. Io spero che abbiate apprezzato anche lo sforzo per questo video, anche se non c'erano banger estremi ovviamente. Arriveremo a fare ancora i trick della morte come al solito, appena si riscalda un po' di più, ma appena non gela, grazie. Non vi devo neanche dire questa volta iscrivetevi, perché se non vi iscrivete non potete partecipare anche voi, non potete vincere la bici. Tra l'altro, ragazzi, quest'anno non vi ho ancora avvisato, però magari l'avete visto i più attenti nelle descrizioni che lascio sempre le mie bici linkate. Se quest'anno acquistate una Rose sul sito al checkout troverete classica barra metti il codice, inserisci il codice promozionale eccetera. Se mettete Toto Testa supportate la mia figura, sostanzialmente non avrete uno sconto purtroppo, però mi supportate. Ovviamente io prenderò una piccola percentuale dell'acquisto della vostra bici, però fa tutto per continuare a portare contenuti e andare avanti sostanzialmente, quindi vi ringrazio in anticipo se lo farete. Ragazzi, grazie di aver visto questo video, come al solito ci vediamo il prossimo lunedì con un nuovo video. Bella.